Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Non so se mi avete seguito, l'altro giorno ho scoperto di avere degli afidi sulle zucchine, quindi c'è stato un richiamo delle formiche. Le formiche le ho eliminate con il precedente video, non so se l'avete visto, con un preparato di acqua e aceto al 50%, aceto di mele, e ho risolto per quanto concerne le formiche, sono rimasti gli afidi. Allora, questa mattina ho potato i pomodori, queste sono tutte le femminelle, e circa mezzo chilo di potatura. Lo metterò a bagno e a macerare in circa 2 litri e mezzo, 3 di acqua, dopo averlo spezzettato. Questo è un macerato di pomodoro e serve per combattere gli afidi. Le dosi sono queste, la diluizione è 1 a 4, nel senso che se avete un chilo di potatura di pomodori mettete 4 litri di acqua. Io ho mezzo chilo e metto circa 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua, adesso a occhio siamo lì. Si fa macerare il tutto per 3 giorni, si gira ogni tanto, quello che viene fuori poi si filtra, diluisce in altri 10 litri di acqua e poi si spruzza direttamente sulle piante. Va bene qualunque parte della pianta, dai pomodori verdi che dovessero cadervi per terra, alle potature, piantine che dovesse togliere per sbaglio. Il principio attivo che fa da antiparassitario naturale è la solanina ed è contenuta nella parte verde delle foglie, dei fusti e della pianta in generale. Cioè, non guardate le mie dita perché ho appena ripulito i pomodori, quindi come ben sapete se non si usano i guanti le mani restano macchiate per un po', anzi poi dovremo vedere come togliere le macchie dalle mani. Non ha tempo di carenza ovviamente ed è ottimo anche per la cavolaia. Se vi ricordate, l'anno scorso sono stato invaso dalla cavolaia, l'ho risolto col piretro, però quest'anno, se riesco a usare un metodo un po' più naturale come questo, si può dare come preventivo anche per evitare gli attacchi. Male non fa, mi raccomando, bisogna darlo sempre in ore serali, lontano dal sole, perché l'effetto lente del sole brucia le foglie. E come sempre il mio consiglio, ma questo lo faccio anch'io per me, è quello di provare su una pianta, attendere 24 ore, vedere i risultati, soprattutto che non vi siano risultati negativi, effetti collaterali, magari avete sbagliato la diluizione, e poi se è tutto ok procedere col macerato e con l'irrorazione del macerato. Ecco, comincerà a puzzare tra un po', è normale. Perfetto, adesso ogni giorno lo smuoverò, fra 3 giorni filtro, diluisco in altri 10 litri di acqua e comincio a irrorare le mie piante. Ci rivediamo fra qualche giorno. Sono trascorsi circa 5 giorni invece che 3, questo è il macerato come si presenta adesso. Adesso con una palettina togliamo la parte più solida, la potete buttare nell'orto, nel compost, dove volete, c'è rimasto ben poco. Fa molto odore, quindi se siete sensibili vi consiglio una mascherina, qui sono all'aperto, per fortuna non si sente molto. C'è un po' di vento. Questo è puro, come vi dicevo all'inizio del video, va diluito 1 a 10, cioè un litro di prodotto puro, 10 litri di acqua. E questo si usa sulle piante direttamente contro gli afidi, tra le altre cose. Ora, quest'anno io per adesso ho fortuna perché afidi non ne ho visti, però lo userò in modo preventivo. Ovviamente questo discorso vale per le altre piante, non per le zucchine, dove invece qualcosa ho visto l'attacco massiccio delle formiche che ho avuto. Il grosso l'abbiamo eliminato, adesso questo dovremmo colarlo in qualche modo. Adesso vediamo con un po' di carta e un colino. Siamo sul set, ora che sono molto più vicino e sono a riparo dal vento, c'è un odore che non si sta. Ve lo dico così vi preparate. Ho recuperato questa lattina da 4 litri. Proviamo a filtrarla con un imbuto e un po' di carta. Ci vorrà un po',
vediamo cosa viene fuori. E ci vuole pazienza, molta pazienza, troppa pazienza. Devo trovare un altro sistema. Ok, questo sistema non funziona, quindi ve lo sconsiglio. Via di colino subito. Un'altra cosa. Ogni tanto va svuotato. Ricordo che questo è un macellato di pomodori, l'ho ottenuto dalle femminelle, dalle potature. Ho messo circa mezzo chilo di potature in 2,5 litri di acqua, adesso più o meno la percentuale è 1 a 4, quindi con un chilo di potature 4 litri di acqua. Adesso non è che dobbiamo fare farmacisti proprio precisi. L'importante è non utilizzarlo puro questo, perché sennò facciamo danni. E una volta chiuso col tappo si conserva anche per qualche settimana al buio. Come vi avevo detto sull'altro video, quello delle formiche, ma qui vorrei ribadirlo perché è importante, vi consiglio due cose. Primo, di fare il trattamento la sera, cioè quando il sole ormai è tramontato, altrimenti i raggi solari bruciano le foglie che sono bagnate dalla sostanza, proprio le bruciano, è successo. E l'altro è quello di provare prima su una pianta, aspettare 24 ore, vedere eventuali effetti indesiderati. Se va tutto bene si può procedere col trattamento anche sulle altre. Queste due accortezze, grossi danni non se ne fanno. Non vedo l'ora di finire perché c'è un odore nauseabondo. Ok, basta così. Adesso vediamo la diluizione. Questo è il mio spruzzatore da 2 litri. Ho messo circa 1,5 litri d'acqua, dopo farò il livello. Ora misuriamo su 2 litri il 10%, 200 cc di prodotto. Ok, circa 200 cc di prodotto. Perfetto. Ora faccio il pieno, miscelo e comincio a darlo sulle piante. Ne farò soltanto una perché è mattino e non va bene, come vi dicevo prima, giusto per farvi vedere com'è l'irrorazione. Poi farò il trattamento questa sera. Prendo come riferimento la piantina più giovane che ho di zucchine. Dicevo, questa adesso non è stata colpita, però a livello preventivo lo faccio adesso perché sono all'ombra. Tra un po' arriverà il sole, quindi ne metterò veramente poco di prodotto, giusto per farvi vedere. Gli afidi si nascondono anche sotto le foglie, quindi noi dobbiamo arrivare su tutta la pianta. Così, ne basta poco. Questo è il trattamento con le potature dei pomodori. Ovviamente lo si può mettere anche sui pomodori, su tutte le colture, non ha carenza. L'unica accortezza è di metterlo nelle ore serali e di fare una prova 24 ore prima. Il macerato dei pomodori è ottimo anche per gli afidi sui cavoli, sui broccoli e quant'altro. Vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo, vi auguro una buona giornata.